chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimani. I russi, i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura. Bentrovati come sempre per lo spazio dedicato all'ambiente. È tornato a trovarci il dottor Roberto Braimanti, presidente dell'AGEA, che voi già conoscete, il mio ospite e anche collaboratore fisso in questa rubrica che è dedicata appunto all'ambiente. Oggi parleremo di alberi e vi chiederete perché. Parleremo di alberi perché è stato approvato un decreto legge, il decreto legge asset, che prevede la possibilità non solo di abbattere alberi, ma di abbattere senza permesso, senza nessuna autorizzazione, ma anche di abbattere alberi che magari fanno parte di aree riservate protette. Grazie Roberto di essere qua. Grazie a te. Parliamo allora di questo decreto legge, che mi pare quasi assurdo che sia stato approvato dalla quasi totalità della maggioranza, mi dicevi prima. Sì, è passato con i voti della maggioranza, di governo, ma la... Vedi, Rosaria, la cosa strana di quello che sta avvenendo nella nostra società, in questo paese, è che c'è un vero cortocircuito, a mio avviso, tra quello che normalmente ci diciamo quando parliamo in televisione, quando sentiamo le interviste, quando ci raccontiamo nei documentari quello che sta accadendo al pianeta e quindi anche a noi, no? Siamo, oggi siamo a metà ottobre e siamo con le zanzare che ci stanno massacrando e con quasi 27 gradi esternamente, il che ci dovrebbe far pensare che qualcosa che non va probabilmente certo. Ci sta. E poi questo cortocircuito però dov'è che tu lo vedi? E che poi quando questa cosa si deve trasformare in azione, noi vediamo che quasi tutto, cioè la politica sicuramente, ma anche pezzi importanti della società, perché la politica non è che sta lì per caso, sta lì perché qualcuno l'ha votata, quindi qualcuno la pensa in quel modo. Quindi abbiamo che pezzi importanti di società e quindi pezzi importanti di politici vanno in direzioni ostinate e contrarie rispetto a quello che ci siamo detti fino a un minuto prima. E questa roba non funziona. Non funziona per nulla, perché ci crea dei grandissimi problemi. Allora, cosa è successo con l'emendamento al decreto asset che ieri o l'altro ieri è stato approvato dalla maggioranza di governo? Allora, in effetti questo decreto permette praticamente a chiunque sarà incaricato di farlo, di poter tagliare alberi all'interno anche di aree protette e tagliare alberi anche di pregio, quindi non solo quindi foreste, diciamo, di alberi giovani, stiamo parlando anche foreste che ha vetuste, quindi foreste di alberi centenari. E permette anche addirittura di farlo all'interno di aree protette, come dicevo, e anche con alberi che hanno diciamo il ruolo di alberi monumentali. E praticamente azzera ogni tipo di protezione che c'era su questo tipo di vegetali, determinando, secondo me, quella che io potrei dire un vero e proprio attentato alla biodiversità italiana. E questa roba non è accettabile perché non dovrebbe avere un colore politico.
cioè non dovrebbe essere una cosa di destra o di sinistra o di centro, per essere più chiari, ma questa cosa è una cosa che interessa la vita delle persone e soprattutto la vita delle prossime generazioni. Per fare un bosco centenario, ricordo a chi ci ascolta, ha bisogno un bosco di almeno 100-150 anni per crescere, cioè parliamo di due generazioni umane. È una follia andare a buttare via un qualcosa che poi è la ricchezza degli ecosistemi, è quello che ci permette di poi di avere acqua pulita, di avere le montagne che non franano, di avere C'è proprio una. questa incoerenza quando ci dispiaciamo perché magari si bruciano ettari di foreste, di alberi, poi viene approvata una cosa del genere. Che è una cosa folle, di cui la gente, non credo, gran parte Non della si è popolazione non informata. lo sa neanche, però è una roba che secondo me fa pugni con la realtà, ma veramente a pugni con E la secondo realtà. te No, quali possono essere le finalità di questa decisione? ma il governo le motiva, le finalità sono prettamente commerciali, cioè per dare slancio in un momento di crisi all'industria del legno e all'industria anche del riscaldamento, perché noi sappiamo che con gli alberi si fa il pellet si usa per i riscaldamenti delle case. Ma questa roba, anche da un punto di vista finanziario, è assolutamente fuori dal mondo, perché il valore economico che noi andiamo ad abbattere, ma parlo proprio di soldi, non sto parlando solo di un fatto estetico o di un fatto etico, parlo proprio valore finanziario. È mostruoso in termini ecosistemici, cioè nel senso solo il potere di depurazione e di gli alberi con le loro radici non fanno altro che permettere alle falde acquifere di Certo, ricaricarsi di acqua anche pulita. questo aspetto anche importante. In un periodo che noi andiamo verso la siccità, perché abbiamo sempre più problemi di questo tipo, noi che cosa facciamo? Eliminiamo la parte che ci dà la sicurezza di avere delle falde più cariche per i prossimi centinaia di anni, mentre stiamo andando verso una desertificazione del clima. Cioè, questa roba veramente fa pugni con la realtà. Io vorrei che chi ascolta capisse realmente la gravità di quello che accade, perché. Ascolta Roberto, cioè, se io non erro, c'è l'ISPRA, l'organo preposto proprio alla tutela dell'ambiente, che fra le tante cose dovrebbe avere un ruolo in questo momento, un ruolo anche di veto, o non ha nemmeno questo potere più? No, perché all'interno di questo emendamento c'è stato un depotenziamento dell'ISPRA, perché mentre l'ISPRA, ricordiamoci cos'è l'ISPRA è un ente non politico, un ente tecnico del Ministero dell'Ambiente, che ha la possibilità di dare pareri tecnici prima vincolanti al Ministero. Cioè, praticamente se si faceva una legge che andava ad andare contro, diciamo, a determinate assunti scientifici sulla conservazione, l'ISPRA poteva mettere un veto a questa cosa al governo. Oggi che cosa hanno fatto? Hanno fatto in modo che l'eventuale parere di ISPRA non è più vincolante per il governo, ma rimane semplicemente un parere in cui il governo lo può superare senza problemi. E questo vale non solo per i boschi e per gli alberi, ma vale anche per la fauna selvatica. E questa roba è ancora più grave perché entriamo all'interno di un concetto di conservazione. Sappiamo tutti quello che è successo recentemente, ne parlammo anche qui quest'inverno riguardo per esempio agli orsi in Trentino, no? Abbiamo Ne parlato. parlammo tanto di quella roba lì. Dopodiché voi sapete che quella vicenda è stata bloccata, mo ci vuole, gli abbattimenti proprio dall'ISPRA e dal TAR del Trento, che ha vietato gli abbattimenti perché erano una stupidaggine abbattere quegli orsi. Proprio perché andavi a entrare all'interno del concetto di biodiversità, in cui quando tu abbatti una specie ombrello, non vai ad agire solo sulla specie che determina, diciamo, ha determinato, diciamo, il guasto che tu pensi che possa aver determinato, ma agisci a cascata su tutta la biodiversità che quella specie Certo, controlla. certo. Quindi fai un danno all'ecosistema, non solo un danno a quella specie. Oggi, togliendo all'ISPRA il parere vincolante, le regioni potranno permettersi di abbattere animali selvatici anche all'interno di aree protette e questo determina un ulteriore disastro. Quindi ci sarebbe su questo veramente, purtroppo questa cosa sta passando con il silenzio, secondo me assordante, dei mass media che ne hanno parlato poco, troppo poco. È uscito un articolo su Repubblica, un paio di articoli, ma io penso che la maggioranza delle persone non lo Non lo sanno, non sanno. capiscono cosa sta succedendo e invece io ritengo sia una cosa molto grave. Possibilità di rientro di questa cosa non ce n'è?
Allora, l'emendamento è passato. Ovviamente l'emendamento è anticostituzionale perché va contro l'articolo 9 della Costituzione, che è stato proprio modificato non più, all'unanimità dal Parlamento non più tardi di 2 anni fa, e che appunto protegge la biodiversità italiana. Quindi è chiaro che questo articolo, andando contro questo emendamento, andando contro la biodiversità, non fa altro che essere anticostituzionale. Sarà sicuramente impugnato davanti alla Corte. Però noi sappiamo che una Corte Costituzionale per poter dare un parere ci mette un anno e mezzo. Nel frattempo si possono fare danni inenarrabili su questo. Tra l'altro questo è un decreto-legge che anche andrà a scontrarsi con tutti i decreti di protezione che ci sono a livello europeo. Quindi anche su quello l'Europa sicuramente farà ricorso e sicuramente l'Italia avrà una multa e poi sarà costretta a cambiarlo. Quindi io credo, per rispondere alla tua domanda, sì, sarà sicuramente revocato. Il problema che io mi pongo è, nel frattempo, i tempi tecnici che arriveranno, le decisioni che porteranno alla revoca di questo provvedimento, ho paura che molti dei danni saranno già Già stati stati fatti, e fatti. quei danni poi sono danni che, come abbiamo detto, si protraggono per centinaia d'anni, non sono danni che ripari in 10 giorni. Bene, e voglio approfittare della tua presenza qui, perché questo caldo eccessivo, appunto, che siamo presi dalle zanzare, io ho messo addirittura le calze perché cerco di limitare i danni. E questo caldo eccessivo chiaramente non fa soltanto male all'uomo, perché un po' quelle belle ottobrate che da volte erano tante attese, no? Perché c'era questo clima come quello della primavera. Oggi è eccessivo il caldo di oggi specialmente, fa dei danni, soprattutto alla cultura. Stamattina proprio seguivo una trasmissione sulla RAI, danni per la cultura, perché alcuni prodotti hanno bisogno già del freddo, gli alberi rigemmano un'altra volta, quindi il freddo poi farà altri danni. A te la parola, aiutaci un po' a capire. E beh, purtroppo quando noi andiamo a modificare i parametri climatici, questo determina un disastro diffuso, cioè nel senso che la biodiversità è fatta di equilibrio. C'è un equilibrio, l'equilibrio è fatto tra gli ecosistemi e il clima. Tutto questo equilibrio determina poi che tutte le cose funzionano come noi siamo abituati a fare. È chiaro che se si sposta un pezzo di questo puzzle, si sposta tutto il resto del puzzle. E quindi che cosa succede? Avendo spostato noi il clima, e quindi modificando il clima si sono modificate le stagioni, si è modificato il caldo. Adesso, per esempio, siamo ad ottobre, tu lo dicevi, e abbiamo la quarta ondata, la quarta bolla di calore in atto. Noi abbiamo avuto temperature a Napoli, sono rimaste intorno ai 27-28, ma ci sono stati punti dell'Italia in cui abbiamo raggiunto i 32 gradi, soprattutto al nord e anche in Sardegna. 32 gradi a ottobre non è strano, è di più. Per cui è chiaro che con 32 gradi tu hai i peschi che ti stanno rigemmando, le albicocche che ti stanno rigemmando, e questa roba ovviamente è uno stress per la pianta, perché che cosa porterà? Porterà che appena diventerà, probabilmente la settimana prossima, un'ondata di Freddo. freddo, tu avrai delle gelate su queste piante che quindi avranno fatto uno sforzo enorme per rigemmare e perderanno ovviamente questa gemma, ovviamente con uno stress importante che potrebbe generare anche la morte della pianta o l'ammalarsi. Noi stiamo vedendo, quest'anno noi abbiamo avuto una riduzione, parlo di dati di Coldiretti, quindi non dati a caso, dati ufficiali, che è una diminuzione del 30% della produzione in Italia, dovuta al combinato disposto tra siccità e inondazioni. Insieme sono due facce della stessa medaglia, la siccità e le inondazioni, è sempre il problema climatico. Hanno portato a una riduzione della produzione del 30%. Il 30% significa che quando noi andiamo al supermercato il riso non lo paghiamo più 2,90 euro, 3,50 euro come un anno fa, ma lo paghiamo 5 euro, 5,50 euro adesso, lo stesso pacco di riso da 1 chilo. Perché ovviamente è il ragionamento della domanda e dell'offerta. Se la domanda rimane uguale e l'offerta diminuisce, il prezzo sale. Ed è quello che sta accadendo puntualmente sui prodotti ortofrutticoli. Quindi questa cosa incide pesantemente, per rispondere alla tua domanda, sulle tasche delle persone. Come se ne esce? Se ne esce cercando di capire che probabilmente riuscire a fare quelle cose che servono a mantenere un ambiente sano, e quindi ci ricopriamo anche col discorso che abbiamo fatto poco fa, degli equilibri ambientali, delle foreste, di tutto quanto il resto, non è una cosa che facciamo per l'estetica, è una cosa che facciamo per vivere noi, perché
Perché più andiamo a modificare il clima e di conseguenza il clima è modificato dall'alterazione di tutti gli altri aspetti della biodiversità, e più poi ci troveremo come risultato che sarà molto più complicato per noi alimentarci e vivere. Quindi questo, diciamo, è lo status. Allora, prima di salutarci vorrei ritornare ai nostri alberi. Tu cosa speri che si possa ottenere? Che cosa po che potrebbe cambiare? Ma io spero che il Presidente della Repubblica, dato che è una legge a questo punto anticostituzionale, per il suo ruolo che ha a livello del plenum di magistratura, possa pensare di richiamare il governo a un ripensamento su questa cosa. Sarebbe importante però che tutte le associazioni italiane e tutte le parti, anche politiche, si facessero carico, come dire, di stimolare un dibattito su questi temi, che ripeto è troppo assente dal dibattito pubblico, anche per fare in modo che la popolazione sia informata, e nello stesso momento per far crescere la consapevolezza del paese su questi temi, che secondo me è ancora troppo bassa e invece meriterebbe di essere molto più alta. E speriamo che in un prossimo incontro tu ci possa dare delle notizie Magari, confortanti. speriamo, saremo felici. Grazie, grazie Grazie a Roberto. tutti, grazie a Grazie a voi. voi per l'attenzione. Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare. E alzare la testa, non essere così seri. Rimani. I russi, gli americani. No lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio. Notte di fuoco, dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura.